applauso alla nuova formazione di abbiamo visto anche qui la presenza di un grandissimo campione del mondo. Ale. Tecnici questi blocchi. Ale Gabri. Facciamo per te un applauso a Gabriele. Ale Gabri. Grazie, ha dato veramente una bella edizione. Ale, genio, per la sua. Vai. Ce l'ha. Nel mirino, l'ultima presa. Ale Gabri, dai. Ok, chiuso, brava, c'è il problema. E Gabri. Michele, piccolo due. Una resa. Lunga la resa, si distende. Bene. Indietro. Sull'erba. Una resa. Ha finito il tentativo anche se è scaduto il tempo. Basta. Secondi. È lo sport dell'arrampicata dove tutti ci siamo tutti. C'è il catalanismo. Si guarda lo spettacolo. Riparte Stefano, c'è avuto un tentativo, non gli va e non gli va e adesso vediamo la terra più ferma di questo. La tiene, gatto, la tiene. Gatto Gabriele, Ale Gabri. Ale. E adesso il gioco. È un gioco per lui, chiudere! Ale, chiudi dentro! Dio santo! E allora? Ok, grazie anche ai calciatori, a Donato Lalla, a Luca Lariste. E oggi abbiamo partecipato a questa prima prova di Coppa Italia e è andata abbastanza bene, sono contentissimo. Ho dovuto iniziare da stamattina dalle prove open, che erano 9 blocchi di qualifica e li ho fatti tutti e 9 in pochi tentativi, quindi sono passato come primo. E quindi sono passato in semifinale insieme a 10 prequalificati più altre 15 persone che passavano dall'open e la semifinale era composta da 4 blocchi e anche lì le sensazioni erano buone, quindi ho fatto una buona gara e sono passato di nuovo al primo posto salendo tutti e 4 i passaggi. Niente, e quindi i primi 6 hanno avuto accesso alla finale, che era su 4 blocchi stasera, è appena finita adesso e sono riuscito a chiudere 3 dei passaggi proposti su 4 e alla fine mi sono classificato come primo. I blocchi erano molto ben tracciati, uno stile diciamo simile a che si avvicina molto allo stile che poi si trova nelle gare internazionali, quindi Coppa del Mondo e i mondiali così. E l'organizzazione magistrale, diciamo, proprio perfetta e niente, adesso speriamo che
il CT della nazionale mi convochi per le prossime gare di Coppa del Mondo. L'obiettivo è questo di quest'anno e quindi vediamo. Adesso toccherà tornare a casa, allenarsi un po' e le prime gare saranno nei prossimi mesi. Non mi è mai capitato di vincere una tappa di Coppa Italia, quindi sono molto contenta. Ho dovuto lottare fino alla fine, infatti il risultato della gara si è stabilito poi all'ultimo blocco.